Buongiorno e bentornati a Provincia di Varese Informa, ampia pagina dedicata alla sicurezza con la verifica dei risultati dei patti relativi ai laghi maggiori di Lugano, realizzati con la regia del ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ha riunito tutte le autorità interessate dal progetto a Villa Recalcati. Il ministro Maroni ha sottolineato che vi è stata un'intensificazione dei servizi congiunti e quindi i risultati ci sono, dimostrando che abbiamo individuato un modello che funziona grazie all'approccio federalista. Continuiamo quindi su questa strada con grande determinazione. La collaborazione tra Ministero dell'Interno ed enti locali funziona, del resto è la strategia che ha messo in campo il Ministro Maroni è vincente, cioè quella di coinvolgere gli amministratori locali. Chi amministra il proprio territorio lo conosce bene e quindi è in grado di dare un supporto importante. C'è un aumento di controllo sul territorio che evidentemente ci fa piacere, quindi un impiego di risorse maggiori. Ed è anche nel nostro interesse, cioè la sicurezza non si ferma alla dogana o al confine e quindi è importante che da una parte e dall'altra vi sia la massima cooperazione. Si è sperimentata una collaborazione con tutti i livelli delle forze dell'ordine, per cui il risultato veramente importante di questa iniziativa è che senza spendere soldi in più come sempre si immagina per fare qualunque tipo di cosa, semplicemente organizzando meglio tutte le forze dell'ordine già presenti sul territorio si sono ottenuti buoni risultati. Parliamo ora di turismo. L'agenzia, in collaborazione con la provincia e il Varese Convention Bureau, è alla Borsa Internazionale del Turismo dal 17 al 20 febbraio, con uno spazio dedicato al turismo sostenibile e alle eccellenze del lago con tutte le attività connesse. Tra le iniziative promozionali anche l'organizzazione e l'offerta di educational tour per buyers provenienti da vari paesi europei. Si stanno portando avanti tutta una serie di attività legate al turismo in maniera diretta o indiretta, proprio per arrivare alla fine a promuovere la provincia nel suo complesso. Un appuntamento al quale non possiamo mancare, saremo all'interno dello stand di Regione Lombardia come di consueto, però con una postazione assolutamente rinnovata, molto visibile, decisamente ampia, dove avremo modo di presentare tutto il nostro territorio e chiaramente quelle che sono le nostre eccellenze. Novità anche, direi, assolutamente interessante è il fatto di avere con noi nello stand quattro ragazzi dell'ITPA Casula, quindi della scuola a indirizzo turistico qui del nostro territorio, che nei quattro giorni saranno con noi allo stand per imparare a promuovere il territorio. Parliamo ora di ragni. Prosegue il progetto divulgativo scientifico della provincia di realizzare pratici opuscoletti per conoscere meglio gli animali del territorio. Qualche anno fa un libretto dedicato ai rettili ed anfibi, ora una nuova pubblicazione, I ragni della provincia di Varese, curato da Danilo Baratelli, autorevole naturalista, con foto di Fabrizio Castiglioni. È un volume che dà un contributo molto importante alla conoscenza del nostro territorio, perché affronta questa problematica in maniera molto discorsiva, molto comunque comprensibile a chiunque, però anche con un rigore scientifico assolutamente importante e significativo, quindi anche questo volume contribuisce alla cultura, alla conoscenza della cultura del nostro territorio. Parliamo ora di musica con Arcipelago Rock, la prima agenda musicale della provincia che censisce e raccoglie tutte le formazioni musicali e i musicisti della nostra provincia. Il volume è curato dall'Associazione Culturale Il Cavedio con il contributo di Provincia di Varese. Un volume che vuole fare la fotografia di quello che è la realtà del nostro territorio dal punto di vista appunto dei gruppi musicali, ma che in futuro vedrà anche uno strumento più veloce e quindi uno strumento informatico su internet, sempre per la raccolta di questi gruppi musicali. Scade il 28 febbraio il concorso di scrittura narrativa dedicato a Guido Morselli e rivolto ad autori inediti ispirati al tema vivere, tratto da Uomini e amori del genio segreto. I dettagli del bando sul sito della provincia del premio Morselli. Parliamo di astronomia con l'Osservatorio Monteviasco di Curiglia, nutrito programma per il 2011, realizzato dall'Associazione Culturale Astronomica e Scientifica M42. Osservazioni pubbliche, conferenze e un corso di astronomia per gli amanti delle stelle. Calendario delle iniziative sul sito della provincia o dell'Associazione M42.
E concludiamo con lo spot dell'Agenzia del Turismo, presentato nei giorni scorsi, il videomessaggio di promozione del territorio varesino, che vuole far conoscere Varese e provincia al di là e al di qua dei confini nazionali, attraverso una presentazione delle principali peculiarità che caratterizzano la provincia dei Sette Laghi con le sue tradizioni, la sua storia e le tante attrattive che garantisce. Gita a cavallo? Trekking. Visita all'eremo? Canottaggio e golf. E tutto in pista. Cultura, sport, divertimento. A Varese un giorno non basta. Scoprilo su vareselandoftourism.it. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.